Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Blog della Mela. Quest'oggi andiamo a vedere alcune news, alcuni rumors, o comunque chiarimenti per quanto riguarda le novità di questi ultimi mesi. Iniziando subito appunto ritornando appunto a riparlarvi degli aggiornamenti dei MacBook Pro da 15 pollici e 17 pollici, quali hanno avuto l'upgrade del processore, oltre ad avere una miglior durata della batteria. Molti si sono chiesti comunque come mai nel MacBook Pro 13 invece questo upgrade non è stato possibile. E andando a cercare e curiosare in internet, la risposta è molto molto semplice: in quanto comunque il prezzo del MacBook Pro 13 pollici sarebbe stato troppo elevato per la tipologia di, per carità, il prezzo troppo elevato mi fa anche un po' sorridere, in quanto appunto sappiamo che la linea MacBook rispetto agli altri portatili è sempre più cara dal punto di vista dei prezzi. E con invece diciamo delle risposte un pochino più plausibili è appunto la faccenda che con un processore più potente si pensava anche di inserire il processore non l'i5 o l'i7, ma addirittura l'i3, però questo per Apple non riusciva a garantire la durata di 10 ore durata 10 ore della batteria, insomma, diciamo un vanto della linea dei prodotti Apple, insomma. E dopo comunque la realtà, andando anche a vedere alcune immagini di chi ha, si vuol dire, smontato completamente tutto il MacBook Pro 13 pollici, effettivamente non c'era lo spazio necessario per poter inserire quel determinato processore. Questo, insomma, è giusto il chiarimento. Penso che comunque già qualcuno abbia potuto vedere, o chi magari se voleva capire come mai non è stato fatto, ecco qui i motivi. Dopodiché, oltre nuove novità, al momento non le date non precise non le ho, si parla comunque verso fine di quest'estate, comunque, che verranno aperti due nuovi Apple Store qua in Italia. Saranno ancora due Apple Store al nord, dopo quello di Milano al centro commerciale Carosello. E se ne aprirà uno a Torino, molto probabilmente al centro commerciale Legru, e quell'altro a Bergamo Orio al Serio, dove appunto c'è già l'aeroporto. Qui sotto comunque troviamo e apriamo insieme il link direttamente al sito internet di Apple, per chi appunto volesse iniziare a far presentare il proprio curriculum, poter andare a lavorare dentro all'Apple Store. Ritorniamo al Keynote, questa è l'altra novità. Adesso vediamo se qualcuno sa in anteprima le date precise dell'effettiva apertura. Comunque, se non sbaglio, è più o meno verso fine di quest'estate, a settembre, insomma, più o meno come è stato per quello di Milano. E adesso passiamo appunto al nuovo prodotto che dovrà uscire prossimamente, nel prossimo mese, ovvero l'iPad, dove appunto qui è un valore stimato, è stato stimato che più o meno sono già stati venduti 1.038.000 dispositivi, verificato comunque sicuro sono 500.000. Perciò, insomma, un modo che da qua si vede effettivamente che non è un prodotto così, avrà tutte le sue limitazioni come prodotto, però effettivamente è meglio che quelli che lo, diciamo, come si dice, lo definivano un dispositivo inutile. Penso che adesso lo stiano riprendendo nuovamente in considerazione. E a proposito sempre dell'iPad, guardando in giro i vari unboxing, o comunque i vari recensioni di utenti americani che lo stanno già utilizzando, c'è la possibilità anche di utilizzare la keyboard, quello accessorio. Andiamo subito a vederlo adesso, clicchiamo qui. Andiamo, si apre direttamente il sito internet, eccolo qua. Torniamo qui sotto. L'accessorio, su qui non ho, eccolo qua, l'iPad Keyboard Dock. Come vedete, dalla foto comunque è previsto che venga utilizzato con l'iPad messo in posizione verticale. E invece, insomma, sono riuscito, andando a vedere, se non mi ricordo, il sito internet, no, ecco il Mela Blog, ma non si apre. C'è la possibilità tramite un cavo dock dock
collegandolo al keyboard dock, di poterlo utilizzare anche in posizione orizzontale. Sicuramente è meno bello da vedere rispetto a come è messo adesso, però c'è la possibilità di farlo funzionare. E inoltre, appunto, le novità che io presumevo, che avevo accennato ancora allo streaming, era per quanto riguarda l'iPad Camera Connection Kit, che sarebbe questo, dove c'è questo, un attimino, aiuto che qua ricarico la pagina senza saperlo, eccolo qua, dove appunto vediamo questa più grande, la mia destra, che è quella dove direttamente si utilizzano le schede SD delle macchine fotografiche. Altrimenti quest'altra, quella che avevo accennato ancora una volta, è quello che si collega il cavo USB della fotocamera per scaricare direttamente le foto. Ed appunto con questo kit sono state fatte delle varie prove, dove appunto collegando una tastiera USB e una pen drive, vediamo se in questo caso il link funziona, per fortuna. Qui addirittura abbiamo, se volete, il link è quello del MeLab, cercate melablog.it, dove c'è addirittura un video dove appunto viene comunicata la possibilità di collegare direttamente una tastiera USB, e questo vi verrà comunicato un messaggio di errore, però effettivamente potrete utilizzarla perfettamente funzionante, e potete inserire dentro una pen drive per poter leggere il contenuto. Al momento però non riconosce i mouse e nessuna webcam, perciò come vedete tutto sommato questo dispositivo ha ancora ampi margini di integrazione e modifiche, ed è veramente da tenere sott'occhio. Magari questa prima versione di iPad conviene per chi proprio lo vuole utilizzare, che si prenda l'iPad Wi-Fi più 3G in modo da utilizzarlo ovunque. Io starei anche aspettare la seconda generazione di questo nuovo dispositivo, dove magari appunto avendo anche visto, diciamo, il prototipo di iPhone 4G, insomma, stiamo a vedere, si sa mai, che anche l'iPad subisca queste determinate modifiche, che allora veramente diventerebbe un dispositivo, a mio avviso, insomma, molto molto più completo e spaventoso, insomma. Cos'altro? Ah sì, per ultimo, mi stavo dimenticando, ho trovato questa applicazione che è ancora in fase di valutazione da parte di Apple, che è l'applicazione che si chiama Wi-Fi Sync, dove appunto ci permetterebbe, e questo però bisogna aspettare effettivamente Apple, e penso che sarà un po' difficile anche la sua approvazione per essere venduto, comunque probabilmente perché sarà a pagamento, venduto nell'App Store, dove appunto tramite questa applicazione potremo fare la sincronizzazione dell'iPhone direttamente senza più utilizzare i cavi. Però questo, sappiamo, va un po' contro anche come si può dire, il funzionamento che ha già attualmente il Mobile Me. Alla fine Mobile Me diciamo che si concentra maggiormente per quanto riguarda la sincronizzazione anche a distanza, comunque, del proprio dispositivo, sempre e continuamente a intervalli di tempo regolari. Comunque c'è anche un video su YouTube, il quale fa vedere il funzionamento di questa. Eccolo qui. Cercate Wi-Fi Sync e troverete immediatamente l'applicazione che vi permette di fare l'aggiornamento senza l'utilizzo del cavo. Cos'altro di altre novità di oggi non le volevo, basta, mi sembra di avervi detto tutto. Vi ricordo ancora i vari sim, il mio sito internet, dove pubblicherò alcuni link che ho presentato, che vi ho fatto vedere prima in questo keynote, e il mio contatto via chat e Twitter. Ultimissima cosa, tempo, se il tempo me lo permette, è quello di vediamo un attimino. Qua, aspetta che torniamo, eccolo qua, vediamo subito, ecco, vediamo, scusate, 9 minuti e 31 ora, sì, dai, riesco a ringraziare tutti gli ultimi nuovi 16 iscritti. Ringrazio TheJoy95, Pelpo95, Ale Helger, Adrix75, Angelo31, Nunzia7, The Nerd Machine, Giovanni89R,
Cenzo Vincenzo, Simone cantante 92, Antis Guitar, Biondo Occhi Azzurri, Sbusicchio, Marco Dido 82, Alienchi 87 e Luca 77 a 32. Grazie a voi, molti 9 iscritti e comunque a tutti gli altri iscritti del mio canale. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!